Uno dei temi fondamentali della filosofia di Nietzsche è la discussione sulla morale. La morale è quella disciplina filosofica che si occupa del comportamento umano. Che cosa è giusto? Che cosa è sbagliato? Che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna evitare? Che cosa è il bene? Che cosa è il male? Queste sono alcune delle domande che da sempre la riflessione morale si pone. Ma come definisce Nietzsche il suo campo di indagine sulla morale? Le domande sono sostanzialmente due. Che cos'è la morale? E che cosa sono i valori? Possono darsi dei valori assoluti? Cioè dei valori che valgono indipendentemente dal luogo, dalla persona, dall'epoca in cui sono affermati? Ecco, queste sono le domande che si pone Nietzsche. Per quello che abbiamo già detto, è evidente che la risposta che Nietzsche dà in questo caso è no, non ci sono valori assoluti. Ma se è così, il problema fondamentale per Nietzsche è qual è l'origine dei valori? Insomma, quello che Nietzsche si propone di fare è, secondo il titolo di una sua famosa opera, una genealogia della morale. Come è nata la morale? Come mai noi riteniamo alcuni valori dei valori e alcuni disvalori dei disvalori? Perché, per esempio, per citare uno dei temi fondamentali, una delle coppie fondamentali per Nietzsche stesso, ma in generale della moralità, perché per noi l'altruismo è un valore e l'egoismo è un disvalore? In generale possiamo fare alcuni cenni prima di leggere poi un testo. La morale per Nietzsche ha un'origine psicologica, cioè umana, umana, troppo umana, potremmo dire citando un altro titolo importante. Cosa vuol dire un'origine psicologica? Vuol dire che gli esseri umani considerano valori le proiezioni delle loro tendenze. Per esempio, come diremo poi leggendo un testo famoso, per i nobili i valori sono la forza, il coraggio, la salute, eccetera. Cioè, ciò che per me è importante, io dico essere un valore, ma lo dico esserlo in senso assoluto. Ecco, in questa teoria noi possiamo vedere non solo un pensiero originale di Nietzsche, ma in qualche modo un sentire comune che nell'Ottocento si stava affermando. Per esempio, l'idea di proiezione è la stessa idea che Feuerbach, uno dei maestri di Marx, utilizza per descrivere l'origine del concetto di Dio. Cos'è Dio secondo Feuerbach? La proiezione di tutta quell'ansia, quel desiderio di perfezione che gli esseri umani hanno. Subito dopo Nietzsche, peraltro, Freud fa del concetto di proiezione uno dei cardini della sua spiegazione psicologica dell'origine della cultura. Ma ora questo non ci interessa. Torniamo a Nietzsche invece. Cosa significa che il valore è una proiezione delle tendenze umane? Beh, per esempio significa che quella che noi usiamo chiamare voce della coscienza in realtà è la voce del gregge, l'istinto del gregge, come anche si esprime Nietzsche, no? Che cos'è la morale? Non è un valore che viene da me. E basta, questa è una precisazione importante per quando parliamo di origine psicologica del valore. È piuttosto, la voce della coscienza è piuttosto la voce della comunità. In questo senso la morale serve la società, non il singolo. Ciò che la società ci impone e ci vieta non è imposto o vietato perché questo dia un vantaggio al singolo, ma perché dà un vantaggio alla società. Perché le leggi morali vietano l'omicidio? Perché le leggi morali vietano l'incesto? Perché le leggi morali vietano quello che vietano, insomma? Perché tutto ciò va a vantaggio non del singolo, ma della società. Non è il singolo a cui è vietato di fare violenza all'altro uomo che trae vantaggio da questo, ma è piuttosto la società.
Ecco, questo è un concetto che noi ritroviamo in moltissime letture della morale, prima e dopo Nietzsche. Qual è l'aspetto importante per Nietzsche? L'aspetto importante è che per Nietzsche ciò che va sottolineato è l'imposizione della morale. Cioè, in qualche modo, il fatto che la morale serva la società e non il singolo, comprime il singolo. Il soggetto umano si trova compresso nei suoi bisogni, nei suoi desideri, perché deve obbedire a una società. Allora, è come dire, sì, è vietato l'omicidio, perché se non fosse vietato la società andrebbe, farebbe una ben misera fine. Ma questo, per l'uomo cui è vietato fare violenza, è una compressione di suoi bisogni, di suoi sentimenti, di suoi desideri. Ecco, basti questo come introduzione alla morale su Nietzsche. Ora leggeremo un brano famoso che ci aiuta a capire qual è, appunto, secondo Nietzsche, l'origine della morale e quali sono i modelli morali che si sono, secondo lui, succeduti nella storia umana. Leggiamo dunque un brano di Nietzsche sulla morale. È un brano, come vedete, tratto da un testo che si intitola Al di là del bene e del male, del 1886. Già il titolo di quest'opera è significativo. La morale, al di là del bene e del male, ha nel suo titolo i due concetti fondamentali dell'analisi morale, il bene e il male. Ma già ci dà un'indicazione, è come se Nietzsche volesse dirci: proviamo a porci al di là di questa distinzione, cioè di non darla per scontata, di non farne un assoluto. Forse ancor meglio che al di là avremmo dovuto dire: poniamoci al di qua del bene e del male, perché sappiamo che Nietzsche vuole fare una genealogia della morale e Nietzsche ci sta dicendo: il bene e il male hanno un'origine. Non sono appunto degli assoluti, non c'è il bene con la B maiuscola, come pensava Platone, no? Che diceva l'idea del bene è lì, devo solo riconoscerla. O come pensa il cristianesimo, il bene deriva da Dio. No? Nietzsche ci sta dicendo bene e male, i valori, hanno un'origine, hanno una storia e noi la possiamo fare. I concetti espressi in quest'opera sono peraltro molto simili a quelli che Nietzsche esprime nell'altra opera che dedica appunto alla morale e alla sua origine, che è appunto Genealogia della morale. Però questo brano è piuttosto chiaro, piuttosto utile, efficace per la comprensione di quanto andiamo dicendo su Nietzsche. Allora, come sempre, leggiamo e commentiamo. Vagabondando tra le molte morali, più raffinate o più rozze, che hanno dominato fino ad oggi o dominano ancora sulla Terra, ho rinvenuto certi tratti caratteristici periodicamente ricorrenti e collegati tra loro, cosicché mi sono finalmente rivelati due tipi fondamentali e ne è balzata fuori una radicale differenza. Esiste una morale dei signori e una morale degli schiavi. Ecco, notiamo già una cosa importante. Nietzsche sta dando una valutazione, con ogni evidenza. Non usa dei termini a caso. Morale dei signori, morale degli schiavi. È già chiaro da una lettura immediata dove va la sua preferenza. E questo è un elemento molto importante, perché Nietzsche da un lato ritiene di fare un'operazione critica, in qualche modo scientifica. Critica, vi ricordate, nel senso che questo termine aveva dal tardo 600, dall'empirismo in avanti, e soprattutto poi con Kant, no? Cioè l'indagine sui fondamenti. Andiamo a vedere qual è l'origine della morale, cioè andiamo a vedere qual è il fondamento per cui certi valori noi li consideriamo appunto valori e viceversa i disvalori. Però
non è che Nietzsche si ponga in maniera obiettiva. Cioè non è uno scienziato tout court, no? Che dice guardiamo un po' asetticamente. Cioè, in qualche modo Nietzsche sta valutando quello che ha davanti. Sta dicendo chi ci propone certi valori è un signore, chi ci propone altri valori è uno schiavo. Proseguiamo la lettura. Le differenziazioni morali di valore sono sorte o in mezzo a una stirpe dominante che con un senso di benessere acquistava coscienza della propria distinzione da quella dominata, oppure in mezzo ai dominati, gli schiavi, i subordinati di ogni grado. Nel primo caso, quando sono i dominatori a determinare la nozione di buono, sono gli stati di elevazione, di fierezza dell'anima, che vengono avvertiti come il tratto distintivo e qualificante della gerarchia. L'uomo nobile separa da sé quegli individui nei quali si esprime il contrario di tali stati di elevazione e di fierezza. Egli li disprezza. Si noti subito che in questo primo tipo di morale il contrasto buono e cattivo ha lo stesso significato di nobile e spregevole. Il contrasto di buono e malvagio ha un'altra origine. È disprezzato il vile, il pauroso, il meschino, colui che pensa alla sua angusta utilità, similmente lo sfiduciato con il suo sguardo servile, colui che si rende abietto, la specie canina di uomini che si lascia maltrattare, l'elemosinante adulatore e soprattutto il mentitore. È una convinzione basilare di tutti gli aristocratici che il popolino sia mendace. Noi veritieri, così nobili, chi amavano se stessi nell'antica Grecia. L'uomo di specie nobile sente se stesso come determinante il valore. Non ha bisogno di riscuotere approvazione. Il suo giudizio è quel che è dannoso a me è dannoso in se stesso. Conosce se stesso come quel che unicamente conferisce dignità alle cose. Egli è creatore di valori. Onorano tutto quanto sanno appartenere a sé. Una siffatta morale è autoglorificazione. Nobili e prodi che pensano in questo modo sono quanto mai lontani da quella morale che vede precisamente nella pietà o nell'agire altruistico o nel desinteressement l'elemento proprio di ciò che è morale. La fede in se stessi, l'orgoglio di sé, una radicale inimicizia e ironia verso il disinteresse sono compresi nella morale aristocratica, esattamente allo stesso modo con cui competono a essa un lieve disprezzo e un senso di riserbo di fronte ai sentimenti di simpatia e al calore del cuore. Ma soprattutto una morale dei dominatori è estranea al gusto dei contemporanei, e per essi spiacevole nel rigore del suo principio, che si hanno doveri unicamente verso i propri simili. Che nei riguardi di individui di rango inferiore e di tutti gli estranei sia lecito agire a proprio libito e come vuole il cuore, e comunque al di là del bene e del male. È sotto quest'ultimo aspetto che possono avere il loro posto la compassione o altre cose del genere. Cominciamo allora a mettere a fuoco i valori dei signori e i corrispettivi disvalori, come li abbiamo visti in questo testo. Allora, i valori possiamo dire essere questi: l'elevazione e la fierezza d'animo, la gerarchia sociale, il fatto che i signori sono creatori di valori, e ancora Nietzsche cita l'autoglorificazione, la fede in se stessi e l'orgoglio. Che cosa è un disvalore per il signore? Ciò che è opposto a questo: le persone vili, paurose, meschini, sfiduciate, coloro che chiedono l'elemosina, soprattutto, dice a un certo punto Nietzsche, i mentitori, facendo riferimento esplicito alla Grecia, su questo torniamo fra un momento, e poi il disinteresse.
Ecco, sottolineiamo due aspetti di questa questione. Anzitutto, dicevamo appunto la Grecia. Nietzsche qui ci dà un'indicazione importante. Da dove la prende lui la morale dei signori? O meglio, dov'è che la vede incarnata? La vede incarnata nell'aristocrazia greca, dove, attenzione, con Grecia non dobbiamo intendere la Grecia classica, democratica delle polis, tutt'altro. Nietzsche ha in mente la Grecia eroica, quella dell'Iliade, dell'Odissea, laddove appunto questi valori sono effettivamente espressi. Cioè, i valori sono, chi sono gli uomini di valore? Sono Achille, Odisseo, Agamennone, eccetera, cioè degli eroi, persone forti, laddove invece il debole è rappresentato come brutto, malvagio, storpio, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un riferimento importante. Sappiamo quanto è rilevante il mondo greco per Nietzsche, sia per la sua formazione, sia anche per le sue idee stesse, no? Cioè Nietzsche ha in mente un mondo, il mondo dionisiaco, che ha lì la sua incarnazione. L'altro aspetto estremamente interessante è quest'ultimo disvalore che abbiamo individuato, il disinteresse. Ecco. Secondo me questo è un punto chiave che ci dice quanto profonda sia la comprensione che Nietzsche ha di quella che è la morale opposta a quella che abbiamo appena detto, la morale degli schiavi, che come tra breve vedremo è incarnata, secondo Nietzsche, dal cristianesimo. Ecco, qual è il nucleo della morale cristiana, se vogliamo? Il disinteresse. Cioè un'azione per essere buona non deve avere un interesse. La famosa frase di Gesù: non sappia la tua destra quel che fa la tua sinistra. Cioè il marchio della moralità, secondo il cristianesimo, è la gratuità. Cioè tu quando compi un'azione, questa azione è morale se tu la compi solo per l'altro e non per un tuo vantaggio. Se io faccio un'elemosina, se io aiuto un povero, un sofferente, un bisognoso di qualunque tipo, e lo faccio per sentirmi meglio, per guadagnarmi il paradiso o per qualunque altra ragione che non sia il bene del bisognoso, ecco che questa azione, dal punto di vista della morale cristiana, perde il suo valore. Se tu compi il bene per star bene tu, non stai compiendo un'azione morale. Secondo il cristianesimo, attenzione. Cominciamo a fare un'ultima osservazione prima di tornare al testo e alla morale degli schiavi. Guardiamo bene queste due liste. Che cosa è valore per noi e che cosa è disvalore per noi? Se stiamo attenti, se pensiamo alla nostra cultura, alla civiltà in cui siamo immersi, beh, tendiamo a dire che quelli che Nietzsche qui chiama valori, quelli che per i signori sono dei valori, in realtà non sono valori, sono disvalori. Noi la morale tendiamo a collocarla dall'altra parte, appunto nel disinteresse. Io stesso, nello spiegare questa questione del disinteresse, ho dovuto continuamente sottolineare secondo il cristianesimo, perché in mente, istintivamente, noi tutti siamo portati a dire no, il disinteresse è un valore. Ma è proprio qui che sta il punto. È proprio qui che sta il punto, perché per Nietzsche, la cosa importante è appunto mettere in luce che quello che a noi sembra una cosa ovvia, normale, un assoluto, il disinteresse è il cardine della morale, il tratto distintivo dell'azione morale. Ecco, Nietzsche dice questo, guarda, che ha un'origine. Non è vero che è un assoluto. Non è vero che è così, solo perché tutti pensiamo così. Ha un'origine anche quello. Anzi, è come se ci dicesse, guarda, che è possibile un'altra morale. Anzi, probabilmente, dopo ci torniamo su questo, probabilmente la morale più originaria è quella dei signori, è quella che valorizza sé, è quella che fa di sé il modello,
il criterio della morale. Ecco, cominciamo a mettere lì queste osservazioni che poi torneranno utili dopo aver terminato la lettura del testo per dire qualcosa di più generale. Ma ora torniamo al nostro testo e leggiamo l'ultimo paragrafo, siamo alla riga 34. Diversamente stanno le cose per quanto riguarda il secondo tipo di morale, la morale degli schiavi. Posto che gli oppressi, i conculcati, i sofferenti, i non liberi, gli insicuri e stanchi di se stessi facciano della morale, che cosa sarà l'elemento omogeneo nei loro apprezzamenti di valore? Probabilmente troverà espressione un pessimistico sospetto verso l'intera condizione umana. Forse una condanna dell'uomo unitamente alla sua condizione. Lo schiavo non vede di buon occhio le virtù dei potenti, è scettico e diffidente, ha la raffinatezza della diffidenza per tutto quanto di buono venga tenuto in onore presso in mezzo a costoro, cioè i signori. Vorrebbe persuadersi che tra quelli la stessa felicità non è genuina. All'opposto, vengono messe in evidenza e inondate di luce le qualità che servono ad alleviare l'esistenza dei sofferenti. Sono in questo caso la pietà, la mano compiacente e soccorrevole, il calore del cuore, la pazienza, l'operosità, l'umiltà, la gentilezza a essere poste in onore, giacché sono queste ora le qualità più utili e quasi gli unici mezzi per sopportare il peso dell'esistenza. La morale degli schiavi è essenzialmente morale utilitaria. Facciamo lo stesso esercizio di prima. Quali sono i valori per gli schiavi e quali sono i disvalori per gli schiavi? Allora, valori, vedete che sono indicati questi. Chi sono gli schiavi? No, sono gli oppressi, i sofferenti, gli insicuri, gli stanchi. E quindi quali sono i valori? La pietà, il soccorso, il calore del cuore. Poi c'è tutto quell'elenco, no, dove c'è pazienza, operosità, umiltà, gentilezza. Che cosa è invece disvalore? La condizione umana stessa, laddove Nietzsche con condizione umana intende la condizione umana dei signori, la condizione umana di chi è forte, in salute, eccetera, eccetera. E quindi addirittura la felicità pare essere un disvalore, no? Quando Nietzsche afferma questi hanno anche il sospetto che la felicità dei signori non sia genuina, non possono essere davvero felici. Perché se io sono sofferente, come può l'altro essere felice? Ecco, quello che va sottolineato della morale degli schiavi, prima di tornare a un commento più generale, è in particolare questo aspetto con cui Nietzsche conclude. La morale degli schiavi è essenzialmente morale utilitaria. E poche righe sopra, righe 41-42, vengono messe in evidenza e inondate di luce le qualità che servono ad alleviare l'esistenza ai sofferenti. Cioè, che cosa è valore per lo schiavo? Ciò che serve a me, ma nel senso, ciò di cui io ho bisogno. Mentre, vedete la differenza, mentre il Signore sottolinea come valore, segnala come valore ciò che lui compie, lo schiavo segnala come valore ciò di cui lui ha bisogno. Cioè è come se dicesse al Signore tu ti comporterai moralmente se sarai buono con me. Mentre il Signore dice sono io il creatore dei valori. Questo è un aspetto fondamentale che adesso in sede di commento più generale sottolineiamo con più precisione. E lo facciamo ponendoci una domanda a proposito della morale degli schiavi. Cioè perché trionfa la morale degli schiavi? Cioè, se da un certo punto di vista la morale dei signori, secondo Nietzsche, è più originaria, più antica, diciamo meglio, più antica di quella degli schiavi, perché a un certo punto ha vinto la morale degli schiavi? Perché per noi è così evidente, almeno di primo acchito, che i valori sono quelli che Nietzsche chiama i valori degli schiavi e i disvalori sono quelli che Nietzsche chiama morale dei signori? Ecco, Nietzsche la descrive così, in cui ci rifacciamo soprattutto alla genealogia della morale. Dice, da una parte abbiamo
In origine avevamo due classi sociali dominanti, no? In tutte le civiltà antiche, le tribù antiche, sono due i gruppi dominanti, i guerrieri e i sacerdoti. Ebbene, i guerrieri hanno una morale loro, una morale originaria, naturale in qualche modo, no? Cioè la morale dei guerrieri è la morale dell'uomo forte, in salute, eccetera, eccetera. Dall'altra parte abbiamo i sacerdoti. Il sacerdote non ha quelle doti naturali che ha il guerriero. Non è l'uomo forte, coraggioso, muscoloso, che può imporsi sugli altri, eccetera, eccetera. Quindi la morale del sacerdote è una morale reattiva. Cioè non è una morale che ha qualcosa da dire di sé. E se riguardate il testo che abbiamo appena letto, trovate esattamente questa questione, no? Cioè, quando Nietzsche dice, posto che gli schiavi possano avere una morale, è come a dire, la vera morale è l'altra. Cioè questa morale non è che una reazione, questa morale degli schiavi non è che una reazione alla vera originaria morale, quella dei guerrieri. Ecco perché Nietzsche spesso utilizza la parola risentimento. Cioè come se fosse un sentimento riflesso quello del sacerdote, che fin qui abbiamo chiamato schiavo, è la stessa cosa. E quindi il sacerdote, lo schiavo, si trova a reagire al guerriero, al signore. Quello che per lui è valore diventa disvalore. Ecco che abbiamo, secondo Nietzsche, una trasvalutazione dei valori. Ridiciamolo in questa maniera. In tutte, nelle antiche tribù, ma pensiamo veramente alla preistoria, Cioè Nietzsche quando parla della storia dice la vera storia non è quella degli ultimi 2000 anni, la vera storia sono quei 20, 30 mila anni, 100 mila anni di storia umana che precedono quell'ultimo banale momento degli ultimi 3-4 mila anni da quando abbiamo le cosiddette civiltà. Ecco, nelle antiche tribù abbiamo due gruppi, guerrieri e sacerdoti. Due gruppi dominanti, poi ovviamente ci sono anche tutti gli altri, ma due gruppi dominanti. Uno è capace di affermare se stesso, naturalmente, diciamola così, i guerrieri. L'altro ha bisogno di farsi valere in qualche modo, perché non ci riesce naturalmente, non ci riesce con la forza naturale, appunto, animale, diciamola pure così. Allora, qual è l'operazione dei sacerdoti? Trasvalutare i valori. Ciò che il guerriero afferma essere importante, io ti dico no, è un disvalore. Ciò che il guerriero afferma essere un disvalore, io dico no, è un valore. E allora se i guerrieri, i signori, i nobili sono il simbolo, secondo Nietzsche, della forza, della bellezza, della salute, eccetera, eccetera, ecco che cos'è che diventa un valore, la debolezza, la malattia e tutto ciò che adesso è associato, il soccorso al povero, l'altruismo, eccetera, eccetera. No? L'osservazione importante che fa Nietzsche, però, qual è? L'osservazione importante che fa Nietzsche è attenzione, perché apparentemente abbiamo un'opposizione, apparentemente abbiamo i guerrieri da una parte e i sacerdoti dall'altra. Quelli che pensano a sé e quelli che pensano agli altri. I nobili e gli schiavi. Gli egoisti, gli altruisti. I cattivi e i buoni. Ecco perché siamo già piombati nella morale degli schiavi, nella morale sacerdotale. Ma attenzione, perché anche questa morale sacerdotale in realtà nasconde qualcosa di diverso. Certo che affermo il valore di pietà e altruismo e annessi e connessi, umiltà eccetera eccetera, ma perché lo faccio? Perché voglio un potere. Quel potere che da sacerdote, da schiavo non posso ottenere di mio direttamente con la mia imposizione, con la mia forza eccetera eccetera, lo cerco e lo ottengo imponendo una trasvalutazione dei valori. Ma il fine è lo stesso, è la volontà di potenza.
Qui secondo me Nietzsche tocca un punto fondamentale e ha un acume nella lettura della civiltà occidentale e anche del cristianesimo come suo fondamento morale che non ha eguali. Diciamo però anzitutto qualcosa perché ci stiamo dimenticando di parlare del cristianesimo. Allora, quando Nietzsche afferma guerrieri e sacerdoti, ecco, qual è il popolo sacerdotale per eccellenza? Dice Nietzsche, gli ebrei. Il popolo ebraico, che effettivamente ha questo ruolo nella sua storia, si è attribuito in qualche modo anche nella propria autocomprensione di popolo questo ruolo, il ruolo del sacerdote, no? Cioè in qualche modo il popolo ebraico nella sua storia ha pensato a se stesso come al luogo di un'alleanza che non riguarda solo se stesso, ma riguarda ha a che fare con tutti i popoli. E poi il suo figlio, il cristianesimo, ancora di più. Quando Nietzsche parla della morale degli schiavi, ha in mente quello, dice la morale degli schiavi, cioè dei sacerdoti, è la morale ebraico-cristiana. E infatti i valori di cui abbiamo parlato finora sono esattamente i valori evangelici. Quando abbiamo parlato del disinteresse abbiamo citato un passo evangelico. E anche qui possiamo dire, quando in alcuni passi del Vangelo Gesù dice se vuoi guadagnarti in paradiso fai così, se vuoi essere il primo diventa l'ultimo, sembra dire esattamente quello che afferma Nietzsche. Cioè è come se Gesù dicesse non devi essere ultimo per il gusto di essere ultimo, devi essere ultimo perché questo è il modo di diventare primo. Ecco, attenzione, il punto è delicato, è come se Nietzsche però mettesse in luce questo paradosso, no? Persino nelle parole evangeliche noi troviamo questo cortocircuito quasi, no? Per cui sì, ti propongo l'altruismo, l'abnegazione, la negazione di sé, rinneghi se stesso, chi mi vuol seguire rinneghi se stesso. Ma questo è finalizzato alla conquista di un premio. È, cioè, quello che al termine del testo che abbiamo letto poc'anzi, Nietzsche dice essere una morale utilitaria, dove utilitaria è in senso spregiativo, cioè una morale che ha in vista l'utile, il che è tanto più grave nel momento in cui invece è una morale che afferma il disinteresse. Ecco, questa morale, dunque, la morale dei sacerdoti, che a noi sembra la morale, punto, non una morale, ma la morale. Ecco, Nietzsche ci mostra come essere una morale possibile accanto a quella dei signori, ci mostra come essa è una morale reattiva, cioè che reagisce a una morale altrui, è come se non avesse qualcosa di sé da dire, ed è una morale che nasconde volontà di potenza, nasconde il desiderio della vendetta contro i signori, nasconde un'aggressività, una rabbia che Freud direbbe essere repressa nei confronti della vita e di coloro che, come i signori, i guerrieri, possono agire questa vita. Sono pieni di salute, di forza, eccetera, eccetera. Concludiamo. Che morale ci propone Nietzsche allora? Che morale ci propone? Potremmo già dire, Nietzsche ha una sua preferenza, l'abbiamo detto dall'inizio. E allora diciamo tre slogan brevi, perché poi tutto questo dovremmo riprenderlo. Anzitutto, Nietzsche ci propone una trasvalutazione di tutti i valori, che è qualcosa che abbiamo già visto, no? Abbiamo detto, i signori affermano dei valori, gli schiavi li ribaltano, li trasvalutano. Ciò che per i signori era valore diventa disvalore, ciò che per i signori era disvalore diventa valore. Ecco, secondo Nietzsche bisogna fare l'operazione opposta. Ciò che per gli schiavi, cioè per i
per il cristianesimo, che è al suo tempo la morale corrente, ciò perché, che per costoro è valore, dobbiamo considerarlo disvalore. E ciò che per la morale corrente è disvalore, dobbiamo considerarlo valore. L'affermazione di sé è un valore, non la negazione di sé. L'egoismo è un valore, non l'altruismo. La forza è un valore, non la debolezza, e così via. Secondo punto, i signori sono creatori di valore. Ecco, secondo Nietzsche, l'uomo morale è colui che crea i suoi valori. Cioè che non si accontenta di recepirli come degli assoluti che gli piovono dal cielo, da Dio, dal mondo delle idee, da dove che sia. E lui non deve far altro che obbedire, schiacciato da questi valori, come dicevamo prima, no? No. L'uomo veramente morale, per essere veramente morale, uno deve essere l'origine lui dei suoi valori e non prenderli semplicemente da dove vengono. Questo è uno dei punti su cui Nietzsche ha influenzato maggiormente o ha letto maggiormente in profondità gli sviluppi della civiltà occidentale. Se pensiamo ai grandi cambiamenti sociali del Novecento, qui sta un punto fondamentale. Oggi è difficile proporre dei valori come qualcosa di dato, di assoluto, no? Che sta lì e che bisogna accettare. Tutti noi sentiamo che qualcosa è morale se possiamo farlo nostro. Allora posso anche prendere i valori della tradizione, posso anche decidere che l'altruismo è un valore, ma se io lo sento come tale, non perché bisogna obbedire a un qualche codice morale, a una qualche autorità esterna, no? Ecco, questo Nietzsche lo affermava in questa maniera: l'uomo morale è colui che crea i suoi valori. È quello che Kant chiamava l'autonomia morale. Autonomia, cioè l'essere ciascuno norma a se stesso. Però in un senso molto diverso, perché la morale kantiana in realtà è una morale estremamente rigida e altruistica, no? Prima le incarnazioni, le formulazioni dell'imperativo categorico sono l'altruismo, no? Primo tra tutti, agisci vedendo cosa succederebbe se la tua azione fosse compiuta da tutti, fosse una norma universale, no? È l'altruismo, in fondo Kant non si discosta dalla morale cristiana, corrente, universalmente accettata in Europa. Invece Nietzsche fa un discorso diverso. Io creo i miei valori, è qualcosa di radicale, cioè io divento il modello del mio valore, io divento il modello del mio valore. Quindi distinguiamo le due cose, da un lato c'è la proposta di Nietzsche, dall'altro c'è quello che Nietzsche esprime come lettura della società. Allora, noi possiamo utilizzare Nietzsche per leggere l'evoluzione anche dopo di lui e in tempi più recenti, almeno in Occidente, in Europa, della moralità. E possiamo dire che sicuramente Nietzsche ci ha visto lungo. Questo non significa che noi siamo tutti nietzschiani, non significa che allora ciascuno di noi vuole creare, anzi vedremo che quei valori che Nietzsche propone sono spesso anche tremendi, sono tremendi, nel senso che Nietzsche dice i deboli bisogna eliminarli, distruggerli, cioè c'è anche una carica rabbiosa nello stesso Nietzsche, ma di questo diciamo qualcosa ora. Ultimo punto, il sì alla vita, che è una delle espressioni preferite di Nietzsche. Il sì alla vita perché? Perché lo schiavo è colui che, essendo non in salute, essendo un malato, Nietzsche spesso usa questa categoria della salute, della malattia, ha un sospetto nella vita, è pessimista nei confronti della vita, e invece la vita va accettata secondo Nietzsche, perché la si può accettare nella sua forza, eccetera, eccetera. La cosa interessante anche qui è che tutta questa teoria ci viene da un uomo che in realtà nulla aveva di forte, nulla aveva di nobile, nel senso che abbiamo detto. Nietzsche pare anzi che fosse una persona estremamente mite,
arrendevole, non certo un gradassone come può emergere da questo discorso sui valori, non era certo uno che disprezzava gli altri, era uno che amava anzi il valore dell'amicizia, e però nei suoi scritti sulla morale, ma anche su altre questioni, sul cristianesimo, dice, esprime nei suoi scritti una carica di rabbia, di repressione veramente notevole. E quindi a un livello diverso potremmo leggere tutto quanto abbiamo detto fin qui, la morale di Nietzsche in generale, e tanti altri discorsi che faremo poi sul superuomo, potremmo leggerli come un desiderio di Nietzsche, non tanto un'affermazione di sé, ma un'affermazione di quello che avrebbe voluto essere, che non è proprio la stessa cosa.